Ma intanto con alcuni numeri, perché credo che anche questi facciano spessore qualche volta, anche sul piano politico. Noi abbiamo avuto un gruppo di lavoro con circa una quarantina di partecipanti e in 90 minuti di lavori si sono alternati fra di loro una quindicina di interventi. Credo che sia un fatto importante da segnalare. Diceva la Manu, maggiore intreccio fra le attività e le politiche. Questo è stato un po' il nodo vero della nostra discussione. Le attività nella WISP costituiscono la visibilità della stessa WISP sul territorio. Non realizzano servizi, ma attraverso la specifica impostazione, connotazione, caratteristiche, attraverso le tecniche, le metodologie, le didattiche, ne realizzano le politiche. E d'altro canto, le politiche della WISP possono e devono passare attraverso le attività. In questa logica va ribadito il concetto di potenziamento della valenza politica dell'attività. Proprio per questa ragione la politica, la governance, deve essere più vicina alle attività e ai tempi delle attività, il cosa che opera in sintonia con il come, espressione di superata dicotomia fra attività e territorio. Un monismo che esprime sintonia sui contenuti, sul modus operandi, sui tempi. In particolare risalto nei lavori la questione legata ai tempi. Tempi congrui fra stanziamento di bilancio e spendibilità delle risorse, tempi congrui fra le consultazioni e le scelte. Tempi delle decisioni. È emerso un altro concetto interessante, il concetto di tempestività. Tempestività come espressione di qualità, con scelte giuste fuori tempo ne limitano l'utilità. Tempestività intesa non come fretta, ma come traduzione della politica in atti concreti utili a tutta l'associazione in tempi congrui. Tempestività nella programmazione e nel pianificare. Le strutture di attività devono e possono avere occasioni di consultazione. Insomma, sinergia come linea strategica che racchiude governance, strutture di attività, territorio. A tal fine è stata avanzata una proposta che, essendo io in questa associazione ormai da qualche decennio, non è una proposta nuova. L'associazione ha già avuto una struttura di questo tipo, ma la proposta fatta, Commissione Tecnica Nazionale, ovviamente potrebbe prevedere una nuova impostazione sia politica che tecnica, un coordinamento di qualità fra le politiche, i contenuti, le modalità, insomma fra il cosa e il come. La formazione, è stato ribadito, che è al servizio ed è un'opportunità per l'associazione in questo senso. Le aree comuni come base tecnica della qualità su cui appoggiare sempre di più la parte specifica. E a differenza di come avviene di solito, concludo dicendo che ovviamente sono state fatte proprie le linee e le proposte contenute negli interventi miei e di Franco Biavati. Grazie.